il visitatore esce sicuro di aver conosciuto un pittore diverso da quello che immaginava. Io stesso, che sono venuto a lavorare a Perugia, mi sono appassionato dopo, durante, soprattutto durante questo lavoro di preparazione, e ho scoperto tutta la grandezza e tutta la varietà di un pittore considerato noioso e monotono. È tutto il contrario, è fantasioso, è innovativo, e se poi si ripete perché è un pittore molto prolifico. E saggiamente si ripeteva anche in città diverse, usava gli stessi cartoni per opere che però mandava a Nord Italia, al centro, al sud, quindi in maniera molto intelligente economizzava il tempo per incassare tanto denaro. È un uomo che nasce non povero, come diceva Vasari, ma muore sicuramente ricco, e tutta la sua ricchezza deriva dalla sua pittura. Perugino è il primo pittore nazionale, il primo pittore, perché ovviamente lo erano anche i pittori del Rinascimento a Firenze e Piero della Francesca. Con loro, e poi in particolare con la diffusione di una stessa lingua da Venezia fino a Messina con Antonello e Bellini, si elabora il primo grande schema di una lingua nazionale. Raffaello la porta a compimento, Perugino ne è il ponte, cioè è il pittore che, come vediamo in opere come queste, rende i soggetti devozionali dei soggetti che potrebbero essere gli stessi in qualunque area d'Italia, cioè c'è l'Italia. Il Rinascimento di Perugino è già il Risorgimento. Questo peruginismo così penetrato nel tessuto dell'Italia, che ancora non esisteva come Italia unita, ma era unita da questo linguaggio.